all'inizio di puntata ho detto parleremo anche di musica con la radio, con chi fa la radio e la fa benissimo, perché lui è DJ radiofonico, speaker, animatore, conduttore all'interno di un programma importante che va in onda tutti i giorni su Radio Italia anni 60, non è vero ma ci credo, conduce una rubrica, una gabbia di matti, lui è Cesare Deserto. Eccoti qui, ben arrivato, Buonasera. Chi più di te può parlare di musica? Radio Italia anni 60, una radio che noi ascoltiamo sempre, amiamo proprio questo genere anche di musica, poi il Festival Italia in Musica è particolarmente, vedi è già partita. Già è Bee Gees, la regia live, subito. Questo è per omaggiarti. Grazie. Allora, vogliamo parlare di con questo bel sottofondo musicale e allora ci approcciamo appunto alla musica. Sì. Tu conduci un programma, ogni giorno una rubrica, una gabbia di matti, sì. Vale a dire? Perché... Allora, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 su Radio Italia anni 60, non è vero ma ci credo, un programma ideato da Antonio Delle Donne e insieme facciamo questo programma dove si parla di attualità, di spettacolo, ci divertiamo anche un po' per sdrammatizzare le cose brutte che accadono. Ecco, ti arrivano tante telefonate in diretta, sì. Giusto? Sì. E quindi praticamente è una sorta proprio, come dicevi prima, di Vox Populi, quindi ognuno può dire la sua. La cosa più buffa, più simpatica che ti è capitata, il messaggio più carino, anche più originale che hai dovuto... trasferire da una parte all'altra, eh? Carino no, perché una volta un ascoltatore si è sfogato con noi perché la ragazza l'aveva tradito, quindi immagino che è uscito carino, fuori, eh? Sì. Però hai detto c'è stato anche un ascoltatore che ti ha chiamato per dire vorrei dire a mio fratello che gli voglio bene perché non gliel'ho mai detto, e tu che cosa hai fatto? Sì, giovedì è successa questa telefonata che ha commosso tutti i nostri ascoltatori ma anche noi che eravamo in studio. Io ho telefonato al fratello e ho fatto ascoltare questo messaggio e lui è rimasto spiazzato. Tante volte ci dimentichiamo di dire ti voglio bene alle persone che ci sono a fianco, quindi invitiamo tutti. Bisognerebbe dirlo sì. Un po' di più, sì, non solo in radio ma anche nella vita poi di tutti i giorni. Immagino, dato il periodo storico e politico, che puoi ascoltare con le tue orecchie. Sì, dobbiamo mettere molti beep, Paola. Immagino. Senti, com'è nata questa passione per la musica? Ma in America, mi trovavo a New York, io ho sempre amato la musica. Dovete sapere che questo ragazzo ha vissuto in tutte le capitali europee, comprese gli Stati Uniti. Io ho letto proprio prima un po' il tuo curriculum, tutto ciò che ti riguarda, e devo dire veramente hai vissuto in ogni parte del mondo, quindi hai tante esperienze, ti sei formato non solo musicalmente. Sì, anche grazie a mio padre che da piccolino mi faceva ascoltare i Pooh, i Nomadi, il grande Gianni che si è esibito, che mi emoziona vederlo qui, ascoltare la sua voce, mi emoziona, nonostante io non appartenga a quell'età, ma da piccolino io ascoltavo gli anni 80, la musica immortale secondo me. E infatti tu nel tuo programma passi soprattutto la musica che va dagli anni 80 al 90, quindi questo decennio che ci siamo detti prima forse è stato quello più bello, almeno per la nostra generazione veramente, ci sono dei pezzi che restano come quello che stiamo ascoltando appunto dai Bee Gees, insomma David Bowie, abbiamo scoperto tante passioni in comune. Sì, ma anche io poi invito a fare una prova. Sì. Se mettiamo una canzone anche di Raffaella Carrà o dei Bee Gees o degli ABBA, tutte le persone la ballano. Mentre se mettiamo dei pezzi anche di 3-4 anni fa, non tutte le persone si scatenano. Ricordiamoci appunto che per un pezzo della Carrà si è scomodato anche Bob Sinclair, no? Che ha rifatto sì. Un remix di A far l'amore comincia tu, poi è stata anche la colonna sonora del film di Sorrentino, La grande bellezza e quant'altro. Senti, che cosa ti piacerebbe adesso sperimentare, visto che tu vai sempre in giro, cerchi di qua e là anche delle idee nuove, strategiche? Ma dare anche delle curiosità o delle chicche su cantanti che hanno avuto grande successo e che tante cose non tutti i nostri ascoltatori conoscono. Ad esempio David Bowie. Ecco, uno a caso. Uno a caso, The White Duke. Non tutti sanno che è nato lo stesso giorno del grandissimo Elvis Presley, l'8 gennaio. Bene. Quindi già era un predestinato dalla nascita. E sai anche qualche curiosità a proposito dei suoi occhi? Sì, il colore diverso degli occhi. La leggenda narra
che dalla nascita lui avesse questa curiosità, questa particolarità. Invece no, gli occhi hanno un colore diverso perché in adolescenza amavano lui e un suo caro amico la stessa ragazza e ci fu una scazzottata. Ma dai! Quindi con un cazzotto di questo suo amico ha provocato dei danni all'iride ed è questa la differenza tra i due occhi. Ed ecco perché il Duca Bianco aveva gli occhi di colore diverso. Di colore diverso, esattamente. Diciamo addirittura appartenenza proprio a un alieno talmente così etereo, così particolare. Senti, questo programma quante soddisfazioni, poi quanto ti piace lavorare in radio? Ma la radio è una cosa meravigliosa, è una cosa stupenda, poi avere il contatto con gli ascoltatori che ti chiamano, possono esprimere il loro pensiero liberamente, perché era questo uno dei miei obiettivi quando ho iniziato a fare radio, dare voce a chi non aveva la possibilità. E tu ci sei riuscito in pieno benissimo, sì. Mi hai detto appunto amo questo genere musicale, mi rifiuto però di ascoltare e di far passare che genere? Essendo DJ io teoricamente dovrei accontentare tutte le richieste, ma assolutamente no, idea. Paola, io sono solo musica anni 80-90 e la musica trap che adesso va di moda io non la metto, Paola. Ecco, io appoggio pienamente, però quindi noi siamo molto democratici, facciamo passare quello che vogliamo. Assolutamente. Beh, veramente far ascoltare pezzi musicali, appunto, come dicevamo prima, David Bowie, She's Not America, cioè sono veramente gli ABBA, insomma, i Queen e quant'altro, veramente. Ti faccio tanti tanti auguri per questo programma, ricordiamo allora ancora una volta. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, su Radio Italia anni 60, non è vero ma ci credo, FM 100.5. Senti, e come mai proprio questo titolo, una gabbia di matti? È una gabbia di matti perché la libertà di pensiero, solitamente il matto può dire tutto ciò che vuole, perché è matto, quindi può esprimere qualsiasi idea, quindi una gabbia di matti. Quasi quasi mi invento una rubrichetta quasi simile, guarda, sai che esce fuori. Senti, se dovessi pensare anche ad un altro programma, che cosa ti piacerebbe realizzare? Che cosa ti piacerebbe anche per il tuo futuro? Oltre alla radio c'è qualche altra passione? Intanto resta in Italia, mi raccomando, perché c'è bisogno di persone brave e preparate come te. Quindi non fuggire all'estero. No, no, assolutamente no. Amo la mia nazione, ho viaggiato tanto per lavoro e come esperienza, perché anche è bello scoprire nuove culture, nuovi generi musicali e anche nuove modalità di pensiero. Ma amo la mia nazione, quindi voglio rimanere in Italia. Quindi sempre radio e rubriche sempre musicali e poi continuerò a suonare. Se ci dovessi consigliare una capitale europea, sicuramente per la musica Londra, ma per tutto il resto? Ma amo molto Berlino. Bene. Berlino la trovo molto affascinante, molto energica. Alexanderplatz, come diceva Milva. Berlino Est. Grazie Cesare. Grazie Deserto. Grazie. Mi raccomando, Radio Italia anni 60, salutiamo anche tutti i tuoi colleghi. Ricomincia tu. Ti piace? Bella. Bravo.